Allora, abbiamo comprato una nuova luce. Luce. Dall'Enel. Direttamente divina. Mi preparo. Sono sul testo. Adesso faccio il pesto alla genovese. Perché wow, sono molto modenese. Vedi perché non voglio fare battere rap con lui? E poi prendo mozzarella e pomodoro. Faccio la caprese. Cosa facete voi? Che facciate voi? Come, cioè, come tipo, questa la parola uovo. Ehi, uovo. Ma tu non sei, non hai diritto, tu sei un uomo. Se la fai gabba sotto, ragazzi, riesci. Gabba sotto. Ah, ok. Bella, ragazzi, siamo in grado, ragazzi. Siamo tornati qui. Già, ragazzi, credo che ho fatto sta cosa, cara. Ma fa sempre qualcosa di stupido. Allora, perché è bello, c'è il video così. Non la voglio dire. E poi lo cominci veramente il video, non è come la demenza di un uomo. Ah, giuro, stato un po' perché l'ho fissato per tutti, sono 10 minuti. Stato... lo prende per quello coso. A caso. Bene, ragazzi, siamo grazie, siamo tornati con un nuovo video incredibile, fantastico. Siamo qui con un video su YouTube. E siamo qui con un video, vi ricordate? Poi l'ho pizzato per tutto il tempo. Cioè, continuavo così. Cioè, se sono più rotto la mandibola, secondo me. Non so come è uscito Carco, l'avevo capito. Ma è venuto così spontaneo, cioè, vabbè, comunque. Oh. Siamo tornati qui con un nuovo video. Siamo tornati qui. Vi ricordate quel video che avevamo fatto l'altro ieri? Waka, 15 minuti fa, sì. Vi ricordate? E avevamo chiesto 2000, 5000 like. E siamo arrivati alle incredibili cifre di 1870, giusto? No, sì, sì. E vabbè, basta. Iniziamo il video. Bella, ragazzi, siamo grazie. Siamo tornati qui con un nuovo video insieme a delle doppia. Salute alle doppia, faccio due rime al volo. Le mie rime sono tanto carine. Vai. Le mie rime sono tanto carine. Ok. Perché ci appoggio. Vai, c'è, vai, il gobbo. E niente, lui è rapper e ci farà tipo le domande. Vi ricordate che avevamo detto che c'era quella cosa che era uscita, che avevamo fatto nel 2009, che quanto ci conoscevamo più o meno. Lo faremo io con lui e lui con me. E lui farà le domande e noi dovremo rispondere, tipo intervista doppia delle Iene. Però non sarà montata figa come le Iene, perché non c'abbiamo voglia di creare. Quindi la faremo normale. E se uno sbaglia, l'altro lo corregge al volo. Poi alla fine vediamo, okay, quanti punti totalizzeremo. E chi vincerà, vincerà un bel pupazzo. Partiamo, okay, con le domande. Allora, si parte con quelle semplici, ovviamente. Mio nome, Mateusz. David. Dove e come ci siamo conosciuti? Vabbè, ci siamo conosciuti a scuola. Primo superiore. Lui era un coglione che stava sentendo la matta. Non è mai vero. Alzava le serande senza che dire ai professori. L'ho chiesto, l'ho chiesto al professore. No, mi sono fatto il 4. Ma che è? Ho tagliato io senti il professore, posso dire la serata. Non è vero. Aperta la serata, sì. Ed era comunque che era il 2009. 2009. Da quanto mi conosci? Da... ok, ho 10 anni. Che cazzo stai a dire? 9 anni. 6 anni. Famo 7 anni, vediamo lì. Mi conosci molto poco o così e così? Molto poco. Molto, dai. Molto. Ah, molto. Pure troppo. Sì, tanto. Fumo? Tac, sbagliato. Fumo? No. Fumo? Io no. Solo le canne? Lui sì. No. Qual è il mio colore preferito? Ah. È il tuo, il tuo è nero. Cazzo. È il tuo... mi dispiace, vabbè. Che non mi ricordo se è tra blu o rosso. No, blu. Mai nella vita. Era il blu. Era il rosso. Era il blu. No. Ma dai, c'hai cioè, molecola la quantena sei di me, là, quella roba là che hai detto blu. No, quanto blu mai rosso. Proprio. Fatta rivedere, guarda. Era, come era... era rosso, vabbè. Dai. Cazzo. Qual è stata la tua prima impressione su di me? Che è un coglione che fa il quarto. Che era un coglione e va. Davvero? Te non ci vuoi, ma non ci si fa. Come è realmente lui? Quale sarà la prima impressione su di me? Dai. Niente, perché non ti ho parlato. Io stavo con un gruppetto con Marta. Adesso quando ho cominciato a parlare con Marta, perché poi ho detto, ma quello è un coglione. No, fidate che è simpatico, però. Poi dopo abbiamo capito che comunque era sempre un coglione. Coglione okay. Simpatico. Vabbè. E la mia età? 22. 22. Il mio compleanno? Qua figura del merda. 14 allora. Gennaio. 29 marzo. Oh. Che colore di capelli. Tempo fa. Che culo, infatti. Ho fratelli o sorelle? Sì. Lui no. Cioè, c'ha tanti papà. Uno sono io. Tipo io. Che però sono nato due mesi dopo di lui, quindi... cose strane, comunque. Qualche volta sei stato geloso di me? Con te risiedi in che senso? No. Con te risiedi per te sul LOL. Qual è la cosa che mi piace fare di più? Guardarsi a Roma. Bere. Non è vero!
È vero. Ti ricordi qual è la prima cosa che ti ho detto? Io ci ho detto, non bevi l'acqua. La prima cosa che mi ha detto? Piacere, no, Matteo, piacere David. No, il prossimo posso aprire Serrano. Coglione. Te lo dico così, era. Babbo. Che tipo di musica mi piace? A lui è rap. È tutto, in realtà, gli piace, però particolarmente rap o hip hop. Sì, però non piangi. No, ma che... Un momento insieme. O Arianna Grande. Un momento insieme. L'altro giorno sul letto. Un ricordo. Penso un ricordo. Un momento insieme, tipo, che ne so, un ricordo insieme che vi è rimasto impresso. Le bevute. Quando lui si è sdraiato per strada su Autoscolano. Ma davvero? Sì. Con quattro tendenze stava rotto il culo. Sì, chiuso. E poi si è sdraiato qua in mezzo. Vabbè, quando lui ha aperto, voleva aprire la porta con quei cubi. Non ci stavi. Non ci stavo, però. Diciamolo, non è che... E poi il portone era aperto, però vabbè, sono dettagli. Allora, sono timido, introverso o tutto il contrario? Timido. Beh, ultimamente no, sono cambiato. Lui è introverso. Lui è introverso, sembra... Però in realtà è molto timido, anche se non fa sembrare che è timido. No, io non ci fa. Ma pure lui. Anche vabbè, diciamo che YouTube vi ha aiutato a sbloccare la vostra... La timidità. Sì. La mia bibita o alcolico preferito? Aspetta, bibita... Alcolico è il coso, è il... Allora, sono deciso fra due. O Stravecchio, oppure il Jägermeister, tipo JB. No, JB. No, whisky, vabbè. Whisky, vabbè. Vola, il suo. Whisky, sì, vabbè. È il tuo, vabbè, o a Coca-Cola, cioè, o... alcolico preferito tuo? Non c'è stato. Il vino, ma particolarmente. Vino. Vodka, al massimo. E... Al massimo. Una vodka l'ho bevuta. Sì. Seguo regole o sono ribelle? Segue pure lui, si bagnano. Leggo la prossima. Leggo la prossima. Mi consideri un buon amico? Mamma mia. Sì, dai, sì. Abbastanza. Ogni tanto, quando gli va. La mia auto preferita. La mia auto preferita. Sai che... Vabbè, la sua Ferrari, c'è poco da fare. Qualsiasi Ferrari lui dovrebbe fare Ferrari comunque. Non la so, sinceramente, perché in realtà che è l'Audi, AR8. Davvero? Troppo forte, raga. Troppo forte! Ho buttato sbagliato un cazzo fino a mo', porco tu. Ha buttato poco a casa. Catroia di Dio. Qualche volta. Ha sentito. Dai. Catroia di Dio. Vai, vai, metti. Qualche volta mi hai visto piangere? Sì. No, a me no. Sì. Quando mi hai visto piangere? Beh, perché a Madrid stai a piangere. Vabbè, ma sei un ubriaco. Ma no, che vuol dire? Vabbè, pure quando mi hai visto piangere a me, era ubriaco, ah, sicuro. Umbriaco, sì. Umbriaco. Sei umbriaco. Pure sei umbriaco. Che soprannome mi daresti? È Bibita. È diretta. Come che mi chiamavo? Uno shot e via. Non so, te non lo so. Boh, che idea. Il sushi, mangiato solo quello. Vabbè, quindi? Quindi? Il sushi, risposta definitiva. Il sushi, il dummo. Normale. Qualcosa che odio o che mi disturba? Allora, lui che odia. Lui non odia un cazzo, semplicemente lui cioè, è apatico, non odia, non gli disturba niente. Io penso che lui odia la vita. Cioè, forse mi disturba la vita. Lui invece odia le cose non precise. Infatti c'ha tipo like alla pagina, cose che ti disturbano, che ti daranno fastidio. Esatto, e cose che soddisferanno il tuo senso del piacere, dell'ordine. Sì. È una cosa stupidissima, però. Figa, no, guardate. C'ha l'orgasmo quando vede quei video. Sì. Allora, tre parole per descrivermi. Allora, vodka. LOL, mi presti 5 euro. Mi presti 5. Basta. Mi presti 5. Vabbè, lui. Ormai LOL pure lui. Tette. Sì. E sushi. Andate su dare. E sushi. E LOL, tette e sushi. Se potessi fare tutte e tre queste cose insieme sarebbe tipo un felice al mondo. Se tette, vabbè, tette. A questo punto, tette o culo. Dai, mandatele pure le doppie. Dai, fate sto favore. A me mi secola nessuno. Nel senso. Daero. Daero. Stiamo, cioè, calmi. Avendo già avuto una relazione de scarsa cosa, dei 3 anni, che proprio, no, cioè, c'ho proprio una mancanza. Mi sono mai innamorato? Lui sì. Sì. Oddio, non si può dire proprio innamorato. Ti ho dato un suggerimento qua. Eh? Ci ho dato un suggerimento? Non si può proprio di innamorato. Ah, senso... diciamo che stava all'inizio, però non c'è stato modo di continuare la cosa. Poco tutte. Tutte quelle che andare di tendere. Parte bene la relazione, però non c'è la scintilla. Sono una persona buona? Sì. Io? Sono buono. Sto cazzo. Io non sono buono. No, no, lui è cattivo, è proprio stronzo. Lui è buono se soltanto... No, devono pure giftare la skin al compleanno. Eccolo suo, fatto. Cosa sei per me? Migliore amico, parente, conoscente, amico. Amico? Amico, amici. Colleghi. Colleghi amici. Colleghi amici. Con l'amici. Con l'amici. Con l'amici dei palazzi. Difetto?
Un difetto. Pregio e difetto. Permaloso. Tutti e due, te lo ricordi? Un difetto è che a volte non gli va di mancazzo. Non è, non è preciso nelle cose. Credevo scherzi, eh. Non è preciso nelle cose, mettiamola così, dai. È una cifra per maloso. Una virtù? C'ha il cazzo lungo. Andate sul direct. No, è una virtù. Se mi impegno in una cosa ci riesco. No, che per gli amici sono più disponibili. Silver 3 non ci arrivi ancora. Per gli amici sono più disponibili. Eh sì, ma mi pare troppo scontato. Io? È una frecciatina? No, no. Se no, hai detto non è disponibile per me. Davvero sempre disponibile per i bambini? Sì, sì. Quando te pia. Tipo quando dormi, quando tu torni alle 7:30, tu dormi, fai la dama, accompagni a comprare un po' di Vabbè, perché lui sono i miei, non è una cosa da dormire. Vabbè, la parte del corpo migliore. Ma dai, forse il viso, c'ha un bel viso. Lui. Dai, dillo, dai, lo so come vuoi dire. Vabbè. Se te l'ho permesso, dai, lo puoi dire. Il culo, c'ha un bel culo. È vero. Il cazzo. Calcola, il mio culo lo chiamano Pinocchio. Il tuo culo, perché, cazzo. Perché a una gli dico, mazza quanto sei bella. No, vabbè, non mi è uscita male. Che cazzo. E poi si allungava. Appunto, allunga il cane. Il cane. Vabbè. La parte peggiore del tuo corpo, cioè sua, la pancia. Mamma mia, cioè, la pancia, esatto. Infatti, la pancia, tutte e due, cioè. Cosa ho fatto per cambiare la tua vita, anche la cosa più piccola? O che effetto ho avuto nella tua vita? Ti sei messo a giocare col COD? Quando veniva a casa mia a giocare a COD? Dalle merdate. Che veniva il pomeriggio che giocavamo a COD. Oppure stavamo al telefono e giocavamo a COD. E lui quando si è messo a giocare a LOL, cioè, mi ha fatto piacere, piacere. Dopo anni e anni che gli dicevo che giocava, finalmente. E come è finita la vita mia, però? Mo. Cosa ti piacerebbe fare con me? Ma in realtà ho già fatto tutto. Manca un trisom. Cioè, un corso. Che non faremo mai. Infatti, quindi non lo faremo mai. Quindi niente. Abbiamo già fatto tutto, non abbiamo trombato, perché no, lui non si sa esprimere, purtroppo è dislessico. Non ti avevo capito. No, però se qualcuno vuole fare un foursome con noi, ci scrive su direct. Non abbiamo direct. Ti sono mancato qualche volta? Sì, quando stavo in Polonia. Ci pensate delle merde, no, ma sto a pensare quando mi manca, cioè sì, probabilmente sì, ma no, perché in realtà non posso mancare perché sto sempre qua, non mi muovo. Però che altro cazzo ne so. Ah vabbè, sì, era il periodo che tu sei stato male per appendicite, che io non sapevo che gioco. Capirai, sono stato una settimana. Quindi la vostra amicizia si basa su un gioco. Compagni di giorno, destra o sinistra? Luce! Destra o sinistra? Vabbè, te sei mancino. Questi. Te sei mancino. Destra o sinistra? E la chiuderei così con Salvini. Allora, ragazzi, queste sono state le nostre risposte. Ecco una cosa che mi irrita tanto. Sono state le risposte alle nostre domande. E le nostre, esatto. E le doppie, cosa ne pensi? Abbiamo risposto bene, male? Le grandissime idee delle doppie. Comunque, niente. Non lo fa rivedere. Non lo fa rivedere. Non lo fa rivedere. Allora ragazzi, anche questo video è finito, abbiamo risposto alle domande, quindi adesso ci avete conosciuto un po' di più, come ci siamo conosciuti, cosa pensa l'uno dell'altro, sapete tutto di noi, quindi è il momento di iscriverci su Daniel. No, così pare che Daniel proprio si è passetati di... Sì, in realtà sì, 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 una cifra. Una cifra. Comunque no, stiamo scaricando. Allora, comunque è finita, avete saputo tutto di noi. E se vi è piaciuto, lasciamo 5 like e lo facciamo con le domande un po' più spinte. E niente, dai, grazie, è tutto. È le doppia. Bella. Mazzate, l'animo proprio c'ha una voglia di vivere. È contento di farvi con noi. Proprio è così. Perciò, ragazzi, noi ci becchiamo. Sì, lo sanno perché mi piace dopo. Noi ci becchiamo al prossimo video. E bella! Ciao! Ciao!